dalla pratica 11, passo palla e mi muovo nello spazio. Allora è fondamentale basarsi su alcuni obiettivi legati alla disciplina, che sono soprattutto la comunicazione e l'orientamento. Per quanto riguarda la comunicazione, è molto importante che il vedente e il non vedente interagiscano da un punto di vista vocale, perché è fondamentale ovviamente per il non vedente percepire una voce all'interno di uno stress sonoro, perché se noi ipotizziamo 4-5 coppie che si muovono all'interno di un campo, è difficoltoso per il non vedente, uno, capire dove sono, due, capire dove dovrò andare, tre, capire soprattutto dove dovrò andare in base a cosa. Quindi per quanto riguarda la pratica 11, ovvero mi passo la palla e mi muovo all'interno di uno spazio, per quanto riguarda l'ampiezza abbiamo le sponde, quindi non abbiamo difficoltà, non abbiamo pericoli. Per quanto riguarda invece una questione di profondità, io invito sempre a mettere un portiere, un operatore, una guida, qualcuno che gli possa dare appunto quel riferimento di muoversi all'interno di uno spazio, captando e percependo ciò che riguarda la profondità e ciò che riguarda l'ampiezza. Altro fattore molto importante, soprattutto in situazioni di sviluppo nuove, cosa vuol dire nuovo? Ad esempio io non vedo e devo stare in coppia con qualcuno che vede e che non ho mai conosciuto all'interno della mia vita. È molto importante anche un discorso di, come posso spiegare, empatia, stare insieme, perché comunque è fondamentale per un non vedente appunto capire, riuscire a captare, a percepire questa voce all'interno di uno stress, all'interno di più suoni, più rumori diversi. Quindi è molto importante, soprattutto nella disciplina legata alla cecità, concedere sempre, io definisco quei 7-8 minuti di zona neutra, la definisco, cioè il cieco ha necessità di ambientarsi con calma all'interno di un'esercitazione nuova, fino a quando poi dopo questi 7-8 minuti famosi a quel punto si inizia realmente l'esercitazione. Quindi la bellezza appunto di questo passo palla e mi muovo all'interno di uno spazio prevede tantissime difficoltà, ovviamente la corsa, perché ovviamente corro all'interno dello spazio dove ci sono altri soggetti. Oltre ad esserci altri soggetti ci sono altri rumori. Quali sono questi rumori? Le voci e il pallone in mano, diciamo, tra i piedi di ogni coppia che si deve muovere all'interno di questo spazio, e ci vuole una concentrazione massimale, vero? Corro, vado in maniera quasi obbligata, non in uno spazio, si dice, di zona luce, come può essere il vedente, perché il vedente dà palla e si muove in uno spazio vuoto, la famosa zona luce. Il non vedente si deve muovere nello spazio non sonoro, ovvero quello spazio dove non c'è confusione, e quindi è uno spazio in cui io posso percepire e controllare meglio il pallone. Faremo due cose diverse. Ovviamente dipenderà anche da voi, nel momento in cui notiamo, vediamo che è fatto bene, lo sviluppiamo per altri minuti e poi creiamo una variante. Da coppia andremo a creare dei triangoli come piccola variante. Riferimento di profondità, sì. Ci abbiamo Venturi da una parte, sì. Ci abbiamo Romagnoli dall'altra, sì. Ok. Che cosa deve avvenire? Io mi metterò nel mezzo del campo per darvi un ulteriore riferimento. Ci dobbiamo semplicemente passare il pallone con la nostra coppia, ok? Quindi dobbiamo stare attenti ad ascolto, comunicazione, qualità e calma. Damiano in coppia con Max, va? Avvicinatevi gentilmente. Matteo con Lombardi, Luca in coppia con Andrea, Miguel è in coppia con Lini. Quando vi sentite sicuri, iniziamo ad aumentare le distanze. Ehi.
Andiamo via, Dani! 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 Andiam